Bene, siamo qui con mister Riritano del Guardavalle per questo derby del comprensorio, diciamo. Una partita, io direi che non è stata tanto bella la partita, ma in queste ultime di campionato le partite forse saranno tutte così, saranno partite dove sono importanti i punti e quindi si gioca un po' con più attenzione e non si lascia apertura al gioco. Sì, ma non va dimenticato che anche, come ha detto lei, è un derby, quindi i derby nascono sempre così. Tutto sommato un derby corretto, un derby per certi versi giocato pure bene da entrambe le squadre, che secondo me sono panellizzate entrambe perché cercano, fanno del gioco, del fraseggio la loro arma migliore, quindi penso pure penalizzato da questo terreno di gioco. Però alla fine penso un derby tutto sommato corretto e forse avremmo meritato qualcosina in più. Sì, e direi che se lo dice mister Ditano che è stato un derby corretto, che è stato anche espulso con anche un suo giocatore, vuol dire no, fa merito a questo allenatore. Devo dare merito al mister Ditano di questa cosa perché ha già messo nel dimenticatoio l'espulsione, che magari sarà stata anche un po' così. Paradossalmente sono stato espulso per aver sgridato il ragazzo che è stato espulso. Non vi siete E, capiti. no, 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 ma ha protestato effettivamente dalla panchina un nostro dirigente. Il guardalinea ha chiamato l'arbitro e ha tolto me. Il dirigente l'aveva pure detto che era stato lui, però non fa niente, non è che per la mia espulsione, per l'espulsione del ragazzo abbiamo perso questo derby. È stata un'ingenuità del ragazzo che era un fuoriquota, tra l'altro aveva fatto un gran gol dove il portiere si è superato, quindi forse la rabbia di quel momento per non aver realizzato il gol ha fatto perdere un attimino la testa e l'espulsione è stata giusta del ragazzo. Ok, siamo davanti agli spogliatoi del Baldassare Sinopoli con il direttore sportivo del Soverato, Alberto Schiavone. Una partita che diciamo alla fine con determinazione, con voglia e con orgoglio avete portato a casa questi 3 punti che in questo momento sono molto importanti. Sì, credo che se oggi un po' lo spettacolo ha lasciato da desiderare, lo dobbiamo alla importanza della posta in palio che era notevole. Noi venivamo da un periodo non bellissimo, quindi abbiamo cercato di ottimizzare al massimo la prestazione, cercando di portare a casa questi 3 punti che, visti i risultati anche odierni, sono di una importanza veramente notevole alla fine della griglia dei playoff. Sì, sicuramente soffrite un pochino, questa squadra mi pare che sia colpita un pochino nella fatalità, in qualcosa che sta succedendo dal punto di vista degli infortuni. Adesso intanto non l'abbiamo neppure detto, la vostra mascotte, questo grandissimo Michelino che adesso è in condizioni un po' così, gli auguriamo il più grande dei beni sicuramente, lo lanciamo da questa televisione, però state subendo un pochino troppo qualche fatalità, Alberto. Sì, guarda, stiamo combattendo contro cose che sono un po' più grandi di noi, come sulla salute delle persone, vedi, da Domenica Arena a Michelino, che la notizia di ieri è stata come una trambata in testa per molti dei ragazzi che gli vogliono un bene dell'anima, perché è un po' quello che nei momenti oscuri ti porta sempre un minimo d'allegria e ti fa ridere, a parte l'istituzione che mi auguro che ancora una volta Michele faccia il miracolo per poter superare anche questa triste situazione, e noi nel contempo cercheremo di mandargli qualche messaggio importante dal campo perché lui ci tiene tanto.